Ciao ragazzi, oggi nuova ricetta e vi facciamo vedere la ribollita. Una ricetta davvero squisita, fatta con tante verdure ed è semplicissima. Per prima cosa andiamo a mettere in un bel tegame le lenticchie che abbiamo già sciacquato. Aggiungiamo quindi anche il cipollotto fresco e le carote tritate a pezzettini piccoli. Non ci rimane che aggiungere l'acqua. E facciamo sobbollire sul fuoco coprendo con un coperchio. Dopo mezz'ora le lenticchie sono a metà cottura più o meno. A questo punto possiamo aggiungere un altro po' di acqua e le nostre verdure. Iniziamo tagliando la vercia. Vado a togliere la parte più dura del gambo. Per pulire il cavolo nero vado semplicemente a tirare le foglie intorno al gambo e vedete che rimane tutto bello pulito. È semplicissimo, tengo il gambo e faccio scorrere le foglie. Adesso andiamo a tritare il tutto, anche questo a fettine sottili, e mettiamo nella ciotola. Tagliamo ora il finocchio, l'ho ovviamente pulito delle foglie più esterne, che però non butto mai, ad esempio queste qui le utilizzo sempre per fare il brodo, patata, carota, che ne so, zucchina, e ci metto sempre anche un pezzetto di foglia di finocchio. E aggiungiamo al resto della verdura. Tritiamo a pezzetti piccoli il broccolo. Aggiungiamo tutto quanto, aggiungiamo i pomodorini, questi sono pomodorini congelati che avevo messo via quest'estate, e i fagiolini, anche questi come i pomodori erano dell'orto estivo e sono congelati. Aggiungiamo il sale e copriamo con l'acqua. Aggiungo un cucchiaio circa di concentrato di pomodoro, qui potete profumare con dado, i vostri aromi preferiti. Mescoliamo e rimettiamo sul fuoco. Abbiamo scelto un pane raffermo, come vedete è bello duro, ed era un pane semi-integrale cotto a legna, quindi una di quelle qualità perfette per la ribollita. La nostra zuppa sta cuocendo da circa 20 minuti, adesso ci vado ad affondare il pane dentro, in questo modo si scioglierà in cottura e diventerà poi un tutt'uno davvero squisito. Dopo circa 10 minuti questo è il risultato, il pane si sarà ammorbidito bene e guardate che spettacolo, è bellissima. Io lo vado a rompere un pochino con un cucchiaio di legno, ha un profumo davvero squisito e ovviamente a questo punto potete aggiustare, la potete assaggiare e aggiustare se c'è bisogno di sale. Ci sta molto bene la bieta a coste, ma in generale tutti quanti i tipi di verdure, quindi anche se non avete quelle che abbiamo utilizzato noi in questa ricetta, potete mettere quello che avete in casa, del resto la ribollita nasce proprio come una ricetta di riciclo. Magari potete però mantenere orientativamente le dosi che vi abbiamo dato noi. Anche per quanto riguarda il pane potete utilizzare quello che preferite, anche se è secchissimo e molto vecchio va bene, anzi va anche meglio, quindi evitate magari il pane troppo fresco perché poi, come avete visto, andrà cotto insieme al resto delle verdure. Completiamo con un bel giro d'olio e la nostra ribollita è pronta. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così come sempre lasciateci un bel mi piace e un commento, magari ci scrivete anche qual è la vostra versione della ribollita o sicuramente tutti quanti i ragazzi della Toscana che ci seguono ci potranno dire la versione magari di casa loro, la ricetta proprio originale. E noi come al solito ci vediamo alla prossima, ciao!